controlli di vulnerabilità sismica disposti dal sindaco Manzoni e dell'assessore alla pubblica istruzione Vittorio Festa, con il coinvolgimento della direzione 4, che hanno riguardato tutti gli istituti scolastici del comune di Pozzuoli e hanno fatto emergere dati rassicuranti. Sì, i primi dati sono tutti confortanti. Noi già avevamo fatto tutta una serie di verifiche periodiche. Adesso abbiamo voluto ulteriormente rassicurare la cittadinanza e i dati sono tutti positivi. È rimasta ancora una piccola parte che è di Monteruscello, però già sono stati affidati i lavori. Sono prove di vulnerabilità sismica, ma strumentale, fatte con strumenti, quindi sono prove sicurissime. Anche perché in questo periodo i cittadini sono abbastanza preoccupati, è fondamentale dare a loro delle certezze, soprattutto perché sono frequenti le scosse. Questa amministrazione, grazie al sindaco e a me, che poi tra l'altro sono un preside anche se in pensione, chiaramente ci tiene molto alla funzionalità, alla sicurezza delle scuole, degli alunni, affinché tutti i cittadini, le mamme soprattutto, così sono così diciamo preoccupate, siano tranquille. Tra l'altro dirò che sempre per tranquillizzare ulteriormente i cittadini, voglio dire questo: le scuole in questo momento sono i luoghi più sicuri. Prima per le prove che abbiamo fatto, secondo perché fanno prove di evacuazione continuamente e addirittura con i dirigenti scolastici ho stabilito che dopo la prima settimana di scuola facciano delle prove di evacuazione. Quindi i ragazzi stanno nei loro siti, nei loro posti tranquilli, quindi non devono stare tutti tranquilli.